Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Sono appena tornato dalle ferie e già ci sono dei pacchi che aspettano di essere aperti. Quindi incominciamo da questo e vediamo quale sarà il soggetto di questo video. Come possiamo già vedere dalla scatola, Andonstar Professional Electronic Products è un microscopio digitale, ma andiamo a vederlo meglio, nello specifico. Come sempre, manuale d'uso, un po' di imballaggi e qui già possiamo vedere il pezzo forte della confezione. Schermo mega galattico con tanto di pellicola protettiva. Qui mi sembra di intravedere anche dei LED, un telecomando, adattatore AC/DC, chiave di servizio e bolloneria. Cablaggi e non finisce qui, ne abbiamo ancora. Oh, qui abbiamo, questo deve essere il supporto dove molto probabilmente va montato il nostro display, ma adesso lo vedremo meglio. Andiamo a togliere l'ultimo pezzo che è il basamento con questi due bracci pieghevoli. Togliamo la scatola, questa è la base. Ora andiamo ad assemblare un po' il tutto e poi vediamo come funziona. Qui c'è questo che è un basamento regolabile che poi si blocca e si va a fissare con queste due viti con la brugolina in dotazione. Ovviamente ci sono le istruzioni che spiegano bene o male con dei disegnini come funziona, come si assembla il tutto, però direi che è abbastanza intuitivo. Qui c'è una coppia di, presumo siano bloccapezzo, che sicuramente possono essere comodi da utilizzare per bloccare le varie cose da ispezionare o saldare. Poi ovviamente in funzione della grandezza del pezzo si possono muovere o possiamo anche magari rovesciarle per utilizzarle con una configurazione diversa. Il nostro display con fotocamera e LED va inserito qui nel suo basamento e si stringe con gli appositi perni di bloccaggio. Abbiamo come cablaggio una parte che va all'adattatore, che trasforma 220 in 5 volt, e un'altra parte che va ad alimentare questi due LED regolabili. Nel momento in cui noi andiamo ad inserire l'adattatore nella corrente, si accende il nostro display e i LED posti qui al di sotto. E possiamo andare anche ad azionare i LED aggiuntivi alimentando appunto qua dietro nello spinotto per avere una luce ancora maggiore. Con questo telecomandino possiamo accendere o spegnere tutto il sistema e anche aumentare o diminuire l'intensità delle luci. Invece l'intensità dei LED posti vicino alla videocamera si regola tramite questa rotellina messa sul monitor LCD. Qui, oltre all'alimentazione del nostro display, abbiamo anche la possibilità di inserire una micro SD. Può esserci utile per fare delle foto, per registrare ciò che stiamo facendo. Ovviamente, nel mio caso, la cosa è molto utile. Una volta inserita la micro SD, qui sparisce la X rossa che ci segnalava che non era presente. Abbiamo la possibilità di regolare la messa a fuoco tramite questa ghiera posta qui appena sopra la fotocamera. E in più c'è la possibilità anche di zoomare ulteriormente. Se non fosse sufficiente, possiamo aumentare di 2x, 4x, 6x, 8x. Praticamente andiamo a vedere anche gli acari della polvere che si stanno divertendo sul nostro pezzo. Vedete che poi mettendo a fuoco si vede di tutto e di più. Difatti, seppur nato e ideato per le saldature, può essere molto interessante andarci a mettere anche altri oggetti, così a scopo di puro interesse esplorativo. Qui possiamo vedere, per esempio, la parte esterna
di una mandorla con dei dettagli molto interessanti. Possiamo ovviamente zoomare e con la messa a fuoco si riesce a ottenere anche una bella immagine. Poi giocando anche sulla luminosità si può anche migliorare. A livello molto più pratico può anche esserci utile per rimuovere una scheggia. Sappiamo che noi nel fai da te comunque può succedere sia di provocarci piccole ferite che di prendere qualche scheggia. E qui abbiamo la possibilità di andarla a vedere proprio nel suo specifico. Qui è un piccolissimo graffio che ho sul dito e vediamo che si può andare veramente a vederlo nello specifico con un'alta qualità e un'alta risoluzione, perché comunque registra a 1920x1080 a 30 fps. Si possono scattare delle foto, oltre a poter anche registrare dei video. Semplicemente andiamo a premere il tasto OK, vediamo che qui in alto appare il simbolo lampeggiante della registrazione video. E così praticamente sta registrando. Qui vediamo il dettaglio di un peperoncino. Ovviamente io sono appena tornato dalla Calabria, quindi l'avevo sotto mano. Possiamo registrare e possiamo anche scattare foto. Ci basterà premere il pulsante appunto con l'icona della macchina fotografica. Stessa cosa possiamo fare anche dal telecomandino. In alcuni casi può essere comodo utilizzare il telecomando piuttosto che andare a toccare sullo schermo, e quindi è anche interessante il fatto che abbiamo deciso di includerlo. Per fermare il video non facciamo altro che premere OK e il video si ferma. Vediamo che posizionando le nostre luci aggiuntive possiamo avere dei dettagli diversi e quindi la cosa è molto interessante. Tutte le nostre foto e i nostri video sono salvati sulla scheda SD che noi andremo a inserire nello slot apposito e possiamo trovarle semplicemente entrando nel menu tramite questo tasto e scorrendo le varie foto che abbiamo fatto e i vari video. Ovviamente poi mettendo l'SD nel PC possiamo trasferire tutte quante le immagini. All'interno del nostro menu possiamo anche cancellare le foto oppure andare negli altri menu dove si possono settare la data, la lingua e tanti altri parametri inerenti alla registrazione, alla risoluzione e altre impostazioni per registrazione, esposizione. Possiamo registrare anche l'audio, possiamo decidere se lasciare la data, l'ora e la data nel video e tante altre cose interessanti. Ovviamente può essere utile in qualsiasi operazione di saldatura che dobbiamo fare, ma quando stiamo parlando di microsaldature, come possono essere appunto schede del genere, dove oltre a un saldatore adatto è necessario poter vedere anche molto bene. E se già si affatica la vista su schedine di questo tipo, che comunque sono abbastanza grandi da non affaticarci troppo, in questo caso abbiamo proprio bisogno di una mano. E possiamo vedere che posizionando il nostro pezzo e bloccandolo con gli appositi pressori, come si vede a monitor, abbiamo una bellissima visuale molto dettagliata. E consideriamo che qui non ho neanche zoomato più di tanto. Possiamo zoomare ulteriormente e come vediamo ci facilita di molto le cose. Nel mentre in cui noi andiamo con la nostra punta del saldatore, non dobbiamo sforzarci la vista e possiamo lavorare in tranquillità. Quindi, se dobbiamo operare su una scheda del genere, vediamo che fissata alla base con i pressori, lei resta ferma, ci lascia entrambe le mani libere. Possiamo guardare quello che facciamo direttamente nello schermo, possiamo muoverci le nostre luci in modo da vedere meglio ciò che stiamo facendo, e come potete sicuramente vedere, si vede nel dettaglio lo stagno che si scioglie. E
così vediamo che con estrema facilità e comodità riusciamo a lavorare ed avere una bella visuale, volendo anche con componenti piccolissimi. Ma che peluria! Volendo farsi la ceretta, va bene anche così. Peli che non sapevate nemmeno di avere. Bene ragazzi, siamo giunti alla conclusione del video ed è anche il momento in cui vi dico cosa ne penso dell'oggetto in questione. E devo dire che per microsaldature è un oggetto praticamente indispensabile perché una lente di ingrandimento, come può essere la classica montata sulla terza mano, ci aiuta fino a un certo punto. Oltretutto qui abbiamo la possibilità di scattare fotografie e registrare video, che nel caso ovviamente mio è quasi indispensabile, ma può essere comodo anche per un qualsiasi riparatore, sia amatoriale che professionista. Oltretutto abbiamo visto che è anche molto interessante poterci mettere sotto altri oggetti e poterli vedere ingranditi nel modo in cui a occhio nudo non riusciremo a vedere sicuramente tutti questi dettagli. Detto ciò, io come sempre vi lascio il link in descrizione per l'acquisto o per curiosare le caratteristiche dell'oggetto che avete appena visto, sia a livello hobbistico che anche professionale mi sento vivamente di consigliarlo. E come sempre non mi resta da fare altro che salutarvi e augurarvi buon fai da te a tutti.